Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato. Finalmente oggi parte la prima puntata della serie dedicata al money management, al risk management, al portfolio management, insomma a tutti quegli aspetti estremamente sottovalutati ma che nel contempo sono i più importanti in assoluto inerenti il trading di criptovalute e non. Ovviamente in questa serie ci dedichiamo, esemplificando e contestualizzando il tutto, al caso di Bitcoin e criptovalute che ha più di nostro interesse. Questa è la prima puntata di una serie che, come sapete, come vi ho insomma preannunciato sui diversi miei canali social, sarà divisa in tre stagioni. La prima stagione, che è questa, sarà dedicata ai concetti di base, la seconda stagione sarà dedicata all'operatività applicata e la terza stagione sarà dedicata all'autovalutazione delle proprie strategie volta al miglioramento costante delle stesse per adattarsi al mercato che è estremamente mutevole nel caso delle cripto e per non perdere mai il focus su quello che stiamo facendo. Quindi oggi iniziamo con la prima stagione, ve l'ho detto, è un po' come se fosse una serie TV, il mood vuole essere quello, infatti saranno video molto semplici, molto masticabili e dedicati davvero a chiunque, perché l'idea è proprio quella di partire da zero insieme a voi e accompagnarci insieme in questo percorso, infatti io preferisco chiamarlo percorso che corso, verso la consapevolezza, motivo per cui l'ho chiamata trading consapevole. Nella puntata 1 che ho intitolato Trading di cripto, crypto trading, mistificato, perché? Perché andiamo a liberarci dei preconcetti sbagliati inerenti il trading, quindi facciamo piazza pulita di tutte quelle fandonie che si leggono in giro, ci impostiamo il mindset corretto, cercando di capire quindi quali possono essere i nostri obiettivi, dove possiamo andare a parare, tenendo quindi i piedi per terra e facendo alcuni cambi di paradigma che molti non fanno, quindi già riuscendo a fare queste cose ci riusciamo a porre davanti alla stragrande maggioranza, a mio parere, dei trader tra virgolette, perché appunto molti sono improvvisati, e quindi insomma vorrei che finita questa puntata vi portaste a casa quali sono gli obiettivi da tenere a mente, su cosa bisogna concentrarsi e invece di che cosa bisogna liberarsi, che sono le fondamenta per poi costruire una strategia di trading che deve essere profittevole sul lungo periodo, non solo finché siamo fortunati. Quindi vorrei che iniziamo subito, ma prima vi ricordo che se apprezzate sempre il mio lavoro e i miei contenuti, e questo fidatevi che è un lavoro molto grosso, ci ho messo tanto tempo a fare soltanto questo video, non oso immaginare i prossimi, per favore dimostratemelo con un like che mi fa molto contento e me lo insomma riesco a vedere il vostro apprezzamento. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, e cliccate anche sulla campanellina per ricevere sempre le notifiche ad ogni nuovo video che faccio, così ogni puntata che sarà di cadenza settimanale, tac, ve la vedete subito per primi. E iscrivetevi ai miei canali social, su Telegram che condivido tutte le mie idee di trading, su Discord che chiacchieriamo, su Facebook che condivido notizie e altro, e basta, e direi possiamo partire. Quindi seguitemi in questo percorso verso il trading consapevole. Come vi anticipavo poco fa, oggi facciamo un po' un'introduzione al mondo del trading, in particolare del crypto trading. Quindi cerchiamo di capire quali sono i concetti da togliersi dalla testa inerenti al trading, quali invece sono quelli da mettersi in testa, ovvero cercare di approcciare questo mondo senza illusioni, con i piedi per terra, con estrema concretezza e impostare un corretto mindset. Questo sembra scontato e banale, ma in realtà è alla base di tutto. Questo percorso vuole proprio partire da zero, costruire le basi un po' alla volta e poi lì sopra andare a porre l'operatività, ma l'operatività senza le basi concettuali non è nulla, quindi partiamo proprio da qui con l'aiuto di queste brevi slides. Partiamo con i miti da sfatare sul trading e poi cerchiamo invece di capire quali concetti mettersi in testa per liberare la nostra mente dai concetti errati, ovvero che il trading permette di guadagnare tanto in poco tempo. Non so quante volte l'avrete sentito, in particolare sicuramente dai broker, perché vi vogliono far trading sulle loro piattaforme piuttosto che dalle pubblicità di chi vi vuole vendere qualcosa. Insomma, questo è un mito grosso come una casa, perché soprattutto se si parte da zero sarebbe giusto dire che permette di perdere tanto in poco tempo se uno lo prende così.
se uno lo prende senza metodo. Quindi togliamoci dalla testa questa idea e mettiamoci in testa il fatto che il trading è un lungo percorso che prevede la scoperta di se stessi, se vogliamo, perché è molto psicologico anche, lo scoprirete poi nel tempo, e soprattutto è un percorso di crescita ed è lungo per definizione. Si può guadagnare in maniera costante nel tempo, niente di più sbagliato anche qui, perché il trading, come vedremo tra poco, è un gioco di probabilità e come tale esiste la probabilità di guadagnare o di perdere in ogni posizione che si apre e si chiude. Pertanto la costanza è impossibile da raggiungere. È possibile riuscire a raggiungere la condizione per cui il proprio capitale nel tempo cresca, però non si può dire ogni mese io faccio il 2%, ogni mese io faccio il 5%, sono assurdità. Correre dietro a cifre di questo tipo ci implica il fallimento assicurato perché sbagliamo davvero obiettivo. Basta imparare a leggere i grafici per diventare profittevoli, anche qui niente di più sbagliato, perché leggere i grafici è importante, però è davvero un solo mattoncino e forse tra l'altro è uno dei mattoncini da appoggiare più in alto, perché alla base c'è una corretta gestione del capitale, gestione del rischio, che è proprio l'obiettivo di questo percorso. Le fondamenta sono date da quello, quindi leggere i grafici è l'ultima cosa da imparare, perché poi c'è tutto il resto prima che ci deve permettere di non disintegrare il nostro capitale aprendo posizioni in maniera errata. Basta copiare la strategia, le posizioni e i segnali di qualcun altro, altra assurdità. Perché? Perché le strategie sono estremamente personali, lo vedremo tra poco, ne parleremo, del fatto che c'è una fortissima componente psicologica che prende in considerazione il nostro carattere, che è unico, e in quanto tale noi dobbiamo adattare una strategia che si sposi bene con il nostro carattere, la nostra emotività. Possiamo quindi prendere spunto magari da posizioni altrui, da strategie altrui, per migliorarci, per imparare, quella è un'ottima cosa che vi incentivo a fare, però copiare a macchinetta quello che qualcun altro fa è un grandissimo errore, perché non avremo mai la sua stessa performance, proprio perché siamo due persone diverse. L'ultimo mito, in realtà non è l'ultimo, ma è l'ultimo che mi è venuto in mente, è: potrò lasciare finalmente il mio lavoro e diventare un trader, in men che non si dica. Questo purtroppo è un altro luogo comune da internet, tipico di internet, che vede la figura del trader sempre in spiaggia, su belle macchine, eccetera, eccetera, ma è una figura prettamente commerciale e finalizzata al marketing, perché fidatevi, non succederà che lascerete il vostro lavoro nel giro di neanche anni, perché c'è prima un lungo percorso di apprendimento da fare, di costruzione del capitale, di costruzione di una strategia, e magari in futuro si potrà avere come scopo di dedicarsi di più al trading piuttosto che all'investimento e in parte o addirittura del tutto lasciare il proprio lavoro, ma capirete che è davvero un lungo percorso, quindi dimenticatevi che da qui a 3 mesi fate il trader dal mattino alla sera, perché è un concetto che davvero non esiste. Vediamo invece qualche fatto, qualche numero, qualche statistica. Il 90% dei traders, che ho scritto volutamente tra virgolette, è non profittevole perché non ha costanza. L'ho scritto tra virgolette proprio perché in realtà, secondo me, non si può neanche definire trader. Perché sono coloro che non riescono a costruire una strategia, non riescono appunto ad essere costanti, magari hanno letto un annuncio, una pubblicità di qualche broker che ti fa credere che sia facile fare trading anche con poco capitale, guadagnare da subito, uno si butta e perde, e credo che la maggioranza di quel 90% dei non profittevoli sia di questo tipo, piuttosto chi pensa che l'unica cosa importante sia la singola posizione, ovvero beccare il momento giusto, comprare, uscire e sei già belle che ricco. In realtà non è assolutamente così. Purtroppo ci sono tanti preconcetti di questo tipo, ovvero cose del tipo: se avessi comprato quello tanti anni fa, se avessi comprato Bitcoin nel 2009, adesso sarei straricco. Sì, però non bisogna ragionare così. Questo non è trading, quello è gambling ed è una cosa estremamente diversa. Non è altro che una scommessa. È facile fare questi ragionamenti col senno di poi, ma poi si scopre che tantissime persone che sono entrate in Bitcoin nel 2017 adesso non sono assolutamente ricche, anzi magari hanno perso gran parte del loro capitale.
capitale e sono in netta perdita. Quindi non diamo mai nulla per scontato, perché soprattutto sul web, su Facebook o appunto in giro per i social, il 100%, qua mi sento di dirlo, di coloro che ti sbattono in faccia i loro profitti dicendo guarda che bravi, abbiamo fatto più 80%, più 90%, e sicuramente i profitti sono in pura percentuale, senza capitale a rischio, senza dati sul capitale utilizzato, sul risk management e quant'altro, quello ci fa capire subito che sono dei gran belli impostori che probabilmente ci vogliono vendere qualche corso o qualche abbonamento mensile ai loro fantomatici gruppi premium e robe di questo tipo. Quindi stiamoci belli che lontani. Lo scopo deve essere la profittevolezza nel lungo periodo. Il trading è questo, il trading è impostare una strategia che funzioni nel lungo periodo. Lungo periodo vuol dire anni, vuol dire che la curva del mio capitale complessivo deve crescere nel tempo, significa che la mia strategia e le mie strategie stanno funzionando. Quindi posso anche subire delle perdite una dopo l'altra, ma però essere profittevole nel lungo periodo. Quindi il trading è questo, è un po' si guadagna, un po' si perde, un po' si guadagna, un po' si perde. Se guardando dall'alto i guadagni sovrastano le perdite, siamo profittevoli. Se invece sono le perdite a sovrastare i guadagni, dobbiamo modificare qualcosa. Per fare questo è indispensabile spostare l'attenzione dalla singola posizione al complesso della strategia. Così diventiamo da gambler, scommettitori, a trader. Perché il gambling è il focalizzarsi al 100% sulla singola posizione, fino ad arrivare all'estremo che è fare all-in su qualcosa. Quindi quando si sente dire io ho comprato solo questo e lo tengo lì perché insomma penso voglio aprire una posizione soltanto su quello, ecco, è una follia. Si può fare in termini accumulativo, quindi nel senso se io voglio fare un investimento a lungo periodo, però non si parla di trading. Se come trading intendiamo che utilizziamo tutto il nostro capitale per una singola posizione, allora è una pura follia. Non diversifichiamo, non mitighiamo il rischio, facciamo un errore madornale. Quindi quello è gambling. La strategia deve avere come obiettivo principale la minimizzazione del rischio e il salvaguardare il capitale. Anche qui c'è da fare un cosiddetto paradigm shift, ovvero spostare il focus da ciò che solitamente si ha come obiettivo, cioè il guadagno, all'opposto, ovvero al minimizzare le perdite, al salvaguardare il capitale. Poi il guadagno viene da sé, però l'obiettivo principale deve essere salvaguardare il proprio capitale, e ce ne si rende conto soprattutto quando il capitale inizia a crescere. Trading è probabilità. Significa che nel trading ogni posizione ha associato una probabilità difficilmente quantificabile. Guardando le cose più dall'alto è più facile fare alcune quantificazioni, ovvero mettendo insieme più posizioni su un arco di tempo più ampio e categorizzandole in un certo modo, è più facile fare delle statistiche, e quindi è un modo migliore di operare appunto che concentrarsi sulla singola posizione. Non esiste una posizione a cui si può attribuire un risultato certo a priori, aggiungerei. Cosa intendo? Intendo che se sta facendo un triangolo rettangolo rialzista, non è detto che poi è davvero rialzista, può essere rotto anche a ribasso. Se l'RSI è ipervenduto, non è detto che poi il prezzo sale, può scendere tranquillamente ancora. Ecco, non esistono risultati certi. Il futuro non si può prevedere, che è la medesima cosa che vi ho detto fino a poco fa. Quindi non devo pensare di poter prevedere il futuro grazie alla lettura del grafico. Non è quello che c'è da fare con l'analisi tecnica e con l'analisi del grafico. Affronteremo questo punto meglio tra poco, nella prossima slide. Di quantificabile ci è rimasto poco, perché abbiamo detto la probabilità di successo di una posizione non è quantificabile, il futuro non lo si può prevedere, allora cos'è che quantifico, su cosa mi baso? Le uniche cose quantificabili su cui mi devo aggrappare con tutte le mie forze sono il rischio,
inteso come potenziale perdita, quindi quanto posso perdere in ogni posizione e anche nel lungo periodo. Poi affronteremo meglio questi concetti nelle puntate successive. La volatilità del mercato, quindi quanto si muove, quanto oscilla, e la mia esposizione, intesa come quante posizioni ho aperte e come sono esposto per l'appunto complessivamente rispetto al mercato. Queste sono le cose principali che posso quantificare e che posso utilizzare come parametri. Ecco, l'analisi tecnica non funziona. Questa slide provocatoria vuole proprio andare a focalizzarsi sul discorso del non si può prevedere il futuro. Molti pensano e sbagliano che l'analisi tecnica serva a prevedere che cosa farà domani il mercato, cosa farà nelle prossime ore il mercato. Non è così. Ovviamente c'è sempre una componente predittiva nel trading. Cosa significa? Significa che già il fatto che io sto investendo in qualcosa è perché io credo che nel tempo varrà di più. Quindi se io ad esempio investo in Bitcoin è perché io credo che in futuro acquisterà valore, quello ci può assolutamente stare. Anche nei termini accumulativi, quando dico io voglio acquistare quest'altra moneta perché credo che nei prossimi anni acquisirà valore, quello è accumulare, però non è trading, attenzione, facciamo sempre questa distinzione. L'analisi tecnica non serve per dire appunto il triangolo ascendente romperà rialzo, no, è un utilizzo improprio dell'analisi tecnica. L'analisi tecnica mi serve per avere una prospettiva chiara sul mercato, per riuscire ad aprire una posizione favorevole, andando a individuare i trend, i pattern e i prezzi chiave, ovvero i target da un lato o dall'altro, dal profitto e dalla perdita. Quindi io, grazie all'analisi tecnica, riesco a vedere quanto possibile guadagno probabile ho se ha un esito di un certo tipo la posizione. Esempio pratico, voglio aprire una posizione su un breakout e retest, io la apro e vedo poi quanto spazio c'è prima della prossima resistenza, e quello è lo spazio che mi permette di calcolare il possibile reward, il possibile profitto. Lo stesso lo faccio sotto, ovvero se poi dovesse tornare giù e abbattersi, vedere dov'è sotto il livello chiave più prossimo sul quale basare lo stop loss. E se vedo che lo stop loss è molto più lontano del take profit, allora è una posizione poco favorevole. Perché? Perché il rischio è maggiore del reward. A questo serve l'analisi tecnica, a riuscire ad avere un quadro della mia posizione dove posso quantificare con esattezza il rischio in base alla lettura del grafico e non a prevedere il futuro dicendo io apro la posizione qui perché succederà questo, me l'ha detto l'analisi tecnica. No, perché poi va a finire che vado in errore, magari mi va bene una volta, mi va bene due, poi sbaglio, mi incazzo e dico che l'analisi tecnica non funziona, invece è colpa mia che ne faccio un uso improprio. Quando è che una posizione si può dire favorevole? Quando il rischio non è esagerato nei confronti del target e quando storicamente ha avuto esito positivo. Il primo punto è quello che vi ho detto prima, storicamente ha avuto esito positivo, significa che io devo tenere traccia comunque delle mie posizioni nel tempo, vedere quali vanno in un certo modo e quali in un altro, tenere il più dati possibile su di esse. Così posso valutare la prossima volta che andrò ad aprire una posizione come è andata in passato e capire se è probabilmente favorevole oppure no, in base proprio allo storico. Più dati si hanno e meglio è. Minimizzare il rischio è il concetto che ci deve uscire dalle orecchie, davvero dare la nausea. Cosa significa? Significa che io parto dal concetto quindi che ogni posizione che apro voglio che sia favorevole, l'ho definito prima. Quindi io faccio la mia analisi tecnica e apro posizioni solo laddove l'analisi mi inquadra una posizione favorevole e lo storico me lo conferma. E ora quindi devo spostare un po' il problema chiave, perché non ho più l'incognita di quanto guadagnare, quanto mettere, quella è una cosa che devo predefinire. L'unica incognita è il rischio da ridurre, come fare, quindi come salvaguardare il capitale, ed è quella la prima cosa da fare in assoluto in ogni posizione che apro. Ci sono tre tipologie di rischio: il rischio di singola posizione, per l'appunto, ovvero il rischiare di perdere il capitale previsto in quella posizione lì, e l'analisi tecnica mi aiuta a quantificarla e a ridurla. Il rischio di capitale,
che è il rischio di quanto capitale vado a perdere nelle diverse posizioni. Quindi se a una posizione ho associato un tot di capitale da perdere e a un'altra un altro tot, eccetera eccetera, l'insieme delle posizioni mi dà il mio rischio di capitale, e anche quello ovviamente è da mitigare, bisogna stare attenti. E questo ci aiuterà il money management, che vedremo meglio poi nelle prossime puntate. Il rischio di bancarotta, infine, è il rischio di fare questo stesso errore del rischio di capitale, ma sul lungo periodo, quindi rischiando di prosciugare completamente il nostro account. E anche qui il risk management ci verrà molto molto incontro. Infine, la cosa fondamentale è inquadrare, come vi dicevo all'inizio, un'operatività che si sposi bene con il proprio carattere. È una cosa psicologica, personale. Devo essere a mio agio con il trading che faccio, altrimenti tendo a farmi sopraffare dall'emotività. Quindi devo capire su quali time frames operare, che tipo di posizioni so gestire meglio, non improvvisarmi ad esempio un trader intraday se mi faccio prendere dall'ansia, e allora piuttosto utilizzare un time frame più ampio. Ed è questo il motivo per cui non esiste una strategia universale, perché io mi posso trovare meglio guardando il mercato 5 volte al giorno fisse, e in quelle 5 volte andare a modificare la mia operatività, e quindi dovrò usare un time frame giornaliero ad esempio, piuttosto che magari qualcun altro si trova meglio sui 30 minuti a fare i movimenti, a sfruttare i movimenti di breve, perché sa impostare bene gli stop loss e i take profit su quei movimenti lì. Ecco, è personale, quindi non esiste un giusto o uno sbagliato, esiste quello che per sé funziona meglio, ed è appunto per questo che non ha senso copiare quello che fa qualcun altro. Quindi quello che dobbiamo fare noi è pianificare tutto nel minimo dettaglio e quantificare il quantificabile, quello che abbiamo visto prima. Senza un piano non si va da nessuna parte, minimo spazio all'improvvisazione, in particolare all'inizio. Quindi se io definisco i miei parametri di risk management, quindi quanto rischiare per trade, quanto rischiare se vado in perdita 3 volte di fila, modificare qualcosa, dove andare a mettere gli stop loss e i take profit, quali setup utilizzare, devo seguire alla lettera quello che io ho definito, altrimenti va a finire che svariono dalla mia strategia iniziale e introduco delle variabili non misurabili e non riesco poi a tenere traccia dei miei dati ed autovalutarmi. Quando acquisirò sufficiente esperienza potrò rilassare alcuni vincoli, magari vedo che una posizione mi piace molto perché storicamente dà risultati più favorevoli e allora decido di rischiare un pelo di capitale in più, ci può stare, però non all'inizio, che non ho idea di nulla, questo quando avrò tanta esperienza e anni di dati. Escludere emotività e rimanere fedeli alle strategie utilizzate, questo è l'ABC, anche questo è una ripetizione, ma è fondamentale metterselo in testa. Non bisogna, se ho perso 2 o 3 volte a fila, dirò no, non funziona più niente, aspetta che sposto lo stop loss, aspetta che vado subito in break even appena il trade inizia ad andare in verde. No, perché altrimenti va a finire che sballo anche in questo caso tutto quanto. Imparare a subire le perdite anche in serie, perché avverrà, il trading è fatto anche di serie di perdite e subirle è brutto, fa male, perché credetemi, beccarsi 4 o 5 stop loss a fila fa male al proprio capitale e a sé, perché comunque è sempre difficile dire ho sbagliato, però fa parte del gioco. Cioè, bisogna riuscire a essere oggettivi e a capire quando le perdite sono fisiologiche, quindi la strategia comunque continua a funzionare, ma semplicemente è un momento di sfiga, tra virgolette, e invece quando le condizioni fondamentali del mercato sono cambiate, inversioni di tendenza di largo periodo, volatilità molto più alta o più bassa, volumi molto diversi e cose di questo tipo. Bisogna essere oggettivi e capire qual è il caso, perché ovviamente se poi è il caso, la strategia va modificata, però anche lì seguendo un piano. Come funziona quindi la pianificazione, che è il cardine dell'operatività? Quindi quello che vorrei che vi portiaste a casa oggi è questo. Bisogna avere in mente che dobbiamo seguire questo schema, che parte dalla definizione degli obiettivi e della strategia, che sarà quello che vedremo nella stagione 1, in questa. Ovvero, fare propri i concetti fondamentali, capire cosa si può e non si può ottenere. Una volta che abbiamo capito questo, che era lo scopo della puntata di oggi, siamo già davvero molto più avanti della maggioranza delle persone che fanno trading, tra virgolette, sempre.
definire gli orizzonti temporali e definire i miei obiettivi, quindi voglio investire sul lungo periodo, voglio speculare, quanto voglio investire, quanto voglio speculare, bisogna avercelo estremamente chiaro, non dire ma sì, uno o due anni, poi vedremo cosa succederà, no, bisogna avere degli obiettivi estremamente chiari e qua ne parleremo molto presto. Poi, parte 2, stagione 2, definizione dell'operatività, la parte più concreta e grezza. Costruire un portafoglio, basato ovviamente sugli obiettivi definiti a priori, e impostare una strategia di gestione del rischio. Una volta strutturato il portafoglio, occorre definire le singole posizioni. Ovviamente devo operare sul mercato, però dopo aver definito portafoglio e strategia. Infine abbiamo un loop di un feedback, chiamiamolo così, di autovalutazione, ovvero valutare costantemente i propri risultati, annotandoli e quantificandoli. È fondamentale ribilanciare costantemente l'operatività a favore delle performances migliori, limitando le peggiori, e questo è lo scopo dell'autovalutazione, nonché avere un po' più di sicurezza e di consapevolezza in quello che si sta facendo. Questo è quanto per la puntata di oggi, spero che vi sia risultata utile, spero di avervi trasmesso i concetti fondamentali che vi volevo trasmettere, che sono appunto le fondamenta sulle quali poi costruire una strategia profittevole, ma davvero il mindset e l'avere i piedi per terra e le idee chiare sono le basi, senza di quello non si può neanche partire, capite bene che si hanno obiettivi sbagliati e confusi. I miei contenuti sono sempre e saranno sempre gratuiti e vi ho lasciato quindi in questa slide, se volete, qualche modo per sostenermi, per voi a costo zero. Quindi potete utilizzare i miei referral link sui vari exchanges, in particolare su Bybit e su BitMEX, utilizzando questo link che trovate sia nella descrizione del video che qui in quest'ultima slide. Insomma, se volete potete acquistare un ledger con il mio referral link, ovviamente se vi serve un ledger, altrimenti non ha nessun senso, e in questo modo mi girate una parte o delle vostre fees sugli exchanges oppure del prezzo del ledger. Naturalmente per voi non c'è nessun tipo di ricarico e vi ringrazio di cuore. Seguitemi su Telegram nel nostro canale The Crypto Gateway per avere le mie idee di trading, il mio feed di idee, tutto quello che mi passa per la testa, ovviamente non allo scopo di copiarle pari pari, ma per prendere spunto, mi raccomando. Infine, sentitevi liberi di condividere queste slides con chi volete e dove volete, ricordandovi però, dai, di citare l'autore. Detto questo, vi auguro una buona serata, ditemi cosa ne pensate di questa serie nei commenti, se avete qualche suggerimento, qualche domanda in particolare, fatemela, così magari la integro nelle prossime puntate, e ci vediamo per la seconda puntata alla prossima settimana.